Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere appunto cosa ho ricevuto in regalo. Allora, il regalo, prima di partire con i regali, vi voglio far vedere le ultime tre cose che ho comprato. Le ultime tre cose che ho comprato nel 2019 e sono questo ombretto mega berluccicoso dorato della Kiko, questo e della collezione Smart. Questo è molto dorato, molti brillantini e molto molto tutto. Questo l'avevo comprato prima di Capodanno perché lo volevo usare, però poi ho pensato ne ho già tanti aperti, non lo apro questo. Invece questa qui, aspettate che non mi ricordo nemmeno cos'è, la numero 2. Ricordo proprio. Scusate, questo qua. Ah sì, ok, me lo sono ricordata. Questo qui non riesco a aprire la scatolina, però è un matitone ombretto. È il numero 02. È un matitone ombretto tipo. Sono quelli tipo quelli vecchi, però sono. Aspettate che vabbè, non quando poi vi farò la foto e ve lo metterò tipo su Instagram o anche quando faccio la foto per tutto. E quindi questo è un ombretto mono di un colore solo. E questo invece è un ombretto doppio della collezione. Aspettate che c'è scritto. Ah, della collezione Sicilian Note. Questo qui è un ombretto doppio, nel senso che da una parte è matte, dall'altra parte è metallizzato, questo qui. Però vediamo se riesco a aprirlo, questo sì, perché non riesco. È l'altro che non riesco a aprire. No, questo qui, ecco, vedete, da questa parte è matte e da questa parte è metallizzato. Così, vedete? Ecco, adesso vi faccio vedere le altre cose che sono un botto. Insomma, poi queste sono le tre cose che mi sono comprate da sola per utilizzare diciamo, no, questi due per utilizzare i punti. In più ho comprato qualcosina anche a mia sorella e mia mamma, e questo per sfizio. Poi questo invece me l'ha regalato a Natale una amica, che ringrazio perché è un colore bellissimo, è un marrone con glitter. È ancora sigillato, quindi non l'ho ancora aperto. Comunque è della Pupa. Questo me l'ha regalato un'amica insieme ad altri prodotti per i capelli che al momento non ho qui, che di solito sapete che vi faccio vedere soltanto i trucchi. Mentre questo me l'ha regalato un'altra mia amica, però questo qua è aperto perché lei l'ha provato una volta, non le piaceva e me l'ha regalato. Quindi dovrò tenerlo fuori. E
quindi lo terrò fuori. Poi è della L'Oreal, è del numero Lip Paint Matte, si chiama, ed è il numero 211, questo qua della L'Oreal, ed è questo colore qua, ed è questo colore, sì, arrivo Nala. Scusate, intanto è arrivata la mia gatta per farsi lanciare il croccantino. Quindi, poi, ho ancora un po' di cose da farvi vedere. Adesso arrivano un po' di cose regalate dalla stessa persona. Perché le ho fatto un piccolo regalino e lei per ricambiare mi ha regalato queste cose. Mi ha regalato questo primer di, non lo so di che marca è. Comunque questo primer penso sia per il viso. Mi ha regalato questo ombretto della Maybelline. Questo grigino metallizzato, ci tengo a precisare che non è tutto, cose le ho date a mia sorella, cioè una cosa ho data a mia sorella e una cosa ho data a mia mamma, quindi ci tengo a precisare che non è tutto. Poi mi ha regalato queste due matite, una matita così, questo colore qua. La matita di questo colore, matita così, e un'altra matita della Kiko di questo colore qua, forse il colore lo vedete meglio così, ed è la numero, se lo trovo ve lo dico, 801. Vabbè, non trovo la matita, è il numero della matita. Poi anche questa matita mi ha regalato blu, sempre della vabbè, non so che marca sia, ma è blu questa matita, blu, così riuscite a capirlo. E poi mi ha regalato questo eyeliner della Puro Bio, no, della Puro Bio, della Deborah Formula Pura, ho sbagliato. Eyeliner nero della Formula Pura. Poi mi ha regalato questo ombretto sempre della Maybelline, viola. Questo. Poi l'ultima cosa che mi ha regalato, erano due, però uno l'ha dato mia sorella, mi ha regalato questo, che è un penso sia un lucidalabbra o una tinta labbra, che è sul tono di rosa. No, scusate, così non la vedete. Così la vedete meglio. Okay. Poi questo la ringrazio anche lei, grazie per tutti questi trucchi. Poi ultime tre cose vi devo far vedere. Sono questo qui della Pupa Aim. Aspetta, vediamo se questo, ecco, questo qui, e anche questo ombretto della Pupa,
Questi invece li ho trovati dentro, cioè, piccolo regalino dentro la calza. E in più, siccome l'aveva trovato anche mia mamma, però per lei era troppo, diciamo, troppo chiaro, troppo aranciato, me l'ha dato a me. Quindi ne ho due di questi, uno è questo è aperto. Mentre questo qua è chiuso. Adesso, come sapete, io queste due cose le terrò fuori perché sono aperte. Quindi, io come al solito, sia questo, quello di mia mamma, e questo che mi ha regalato una mia amica, siccome è aperto, lo terrò fuori, li terrò fuori tutti e due questi. E mentre questo metterò via tutto. Mentre questa roba metterò via tutta. Questi erano tutti i miei regali, cioè non tutti, tutti i miei regali truccosi, diciamo, natalizi e dell'Epifania, insomma. Perché poi ne ho ricevuti altri che non sono truccosi, quindi non ve li faccio vedere. Però se volete ve li dico. Ho ricevuto due libri a Natale, uno all'Epifania. Mentre a Natale ho ricevuto anche la battaglia navale, il gioco da tavolo, quella magnetica, il CD di Titano Ferro, a Natale accetto miracoli da mia sorella, mentre dalle mie amiche ho ricevuto una tazza, un segnalibro con il mio nome, e una piantina che devo ancora innaffiare. Ah sì, una decorazione in ceramica. Mi ricordo più. Comunque, i titoli dei tre libri, cioè uno lo sto già leggendo perché so che uscirà la serie su Netflix e quindi lo voglio leggere prima che esca la serie. Si chiama La Luna Nera. Quindi sto leggendo quello. Poi gli altri due sono uno è Le Sette Sorelle e l'altro è il numero 5 di quella come si chiama? Serie di libri che al momento non mi ricordo come si chiama. Ah, forse Le Sette Sorelle e la ragazza della luna, non lo so. Non mi ricordo, sì, magari è quello il titolo, non me lo ricordo tanto bene, però è quello il titolo, insomma, più o meno. E questi sono tutti i miei regali truccosi che vi volevo far vedere. E questi, a parte questi che mi sono comprata da sola. E io vi saluto e, cioè no, vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace e se volete seguirmi su Instagram oppure sulla mia pagina oppure sul mio blog basta che si inviate il link che trovate qua sotto. Tanto poi adesso metto le foto su Instagram. Poi queste vacanze non ho avuto tempo perché appunto stavo festeggiando, quindi non ho avuto tempo. Adesso metterò poi le foto su Instagram dei trucchi, insomma. Io vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!